cosa curiosa che sembra che l'Emilia Romagna sia diventata il centro della Terra. Sotto l'Emilia Romagna vuol dire sotto una certa latitudine, e sotto quella latitudine c'è gran parte della Terra abitata, nonché dei mari. Quindi, diciamo, è un'affermazione che suscita preoccupazione per chi abita sotto l'Emilia Romagna, ma diciamo dovrebbe attivare la stessa preoccupazione per chiunque abita sotto il 42esimo o 43esimo parallelo. E il problema è un altro, che il fenomeno in questione è un fenomeno abbastanza raro, ma non troppo. La NASA ci ha informato che ogni giorno casca almeno un debris, un frammento artificiale, fra le migliaia e migliaia che abbiamo messo in orbita o che si sono formati da scontri fra satelliti nel corso degli ultimi 50 anni. Uno al giorno negli ultimi 50 anni. Gli effetti quali sono stati? Beh, si riesce a riportare a due casi di ferimento di persone dovute da debris in 50 anni, diciamo, di ricaduta sulla Terra di oggetti più o meno grandi, talvolta anche molto grandi. Ricordiamo, la Mir è più grande, la Mir Station russa è più grande del pezzo di Tiangong che sta scendendo adesso. Quindi due casi di ferimento su 50 anni in cui sono caduti, stiamo parlando uno al giorno, vengono facilmente 1500, 200, 2000 ingressi, e vuol dire che il fenomeno è veramente molto raro. Occorre imparare a convivere con le piccole, con le probabilità molto piccole di incidenti. Del resto, noi nella nostra vita quotidiana, montando in macchina un motorino o passando sotto un cornicione, corriamo rischi, attraversando la strada, corriamo rischi che fortunatamente sono nello stesso intervallo della Tiangong, che la Tiangong possa ferirci. Parti per 10.000, parti per parecchie migliaia, e fortunatamente non ci pensiamo, altrimenti cominceremo a preoccuparci di qualsiasi cosa. Fortunatamente sono così improbabili che alla fine della giornata le cose quasi sempre vanno bene. Naturalmente è un discorso statistico: ogni tanto accade un incidente d'auto, ogni tanto uno è travolto mentre attraversa le strisce, e però, diciamo, non lo può sapere quando accade, contribuisce alle statistiche ma non può anticiparlo. Nel caso della Tiangong invece abbiamo stuoli di ingegneri e fisici, ingegneri che monitorano in una rete mondiale di cui l'Italia fa parte, in particolare il centro di Matera, continuamente queste migliaia di frammenti. In particolare monitora con molta attenzione il frammento della Tiangong, e comunicano quotidianamente, e verso la parte finale sarà comunicato anche a un ritmo plurimo all'interno di una singola giornata, tramite l'organizzazione deputata per questo, che è la Protezione Civile in Italia, tutto quello che noi sappiamo di questo fenomeno. Adesso le predizioni sono delle predizioni molto incerte, perché si proiettano sulla prossima settimana, 10 giorni, il rientro è previsto nei primi giorni di aprile, ma mano a mano che ci avviciniamo al momento in cui l'attrito dell'aria di alta atmosfera sarà sufficiente a fare fermare, di fatto, a fare precipitare la Tiangong nell'atmosfera, e quindi a distruggersi sostanzialmente, e poi qualche frammento arriverà sulla Terra, da lì in poi avremo informazioni molto precise, tempestive, sui siti web, tramite eventualmente i telefoni portatili. Il meccanismo della Protezione Civile si potrà mettere al lavoro e fornire a tutti quanti l'informazione utile per, o come altamente probabile, informare il cittadino che non ci sono problemi perché la caduta è in un'altra parte del globo, è la cosa più probabile. Nel caso estremamente improbabile che ci sia un rischio significativo, avvisare le persone che in quel periodo di poche ore magari è meglio stare in cantina piuttosto che cambiare le tegole della casa, perché ovviamente i frammenti possono danneggiarti solo se sei all'aperto o sei protetto da pochi spessori di materiale. Se uno, diciamo, è al chiuso, questi frammenti si disintegrano sbattendo contro le mura di una casa, diciamo, di un edificio di dimensioni medio grandi. Quindi siamo protetti in questo caso molto di più di quando succede, sfortunatamente, che abbiamo un incidente stradale, perché in quel caso è imprevedibile. In questo caso c'è una schiera di esperti in tutto il mondo che daranno le informazioni al meglio delle nostre conoscenze.